Buonasera a tutti, grazie per essere qui. Grazie, sono molto onorato di essere qui. Vi chiedo chi è qui per la prima volta, magari, ok, magari se volete potete interrompermi se qualcosa non è chiaro, cercherò di rendere cose semplici. L'argomento di oggi è, il titolo della conferenza è Dov'è Dio? Diciamo che in questa società abbiamo un grande bisogno di mettere Dio al suo posto, di capire un po' la posizione di Dio e ricordarci chi siamo noi rispetto a Lui. C'è un dilagare di nichilismo, edonismo e ateismo. Le persone hanno sempre più paura, non sanno cosa c'è dopo la morte, c'è sempre più sfiducia nei confronti della spiritualità, sempre meno conoscenza di chi è Dio. Per fortuna abbiamo la misericordia dei maestri come Srila Prabhupada che sono venuti a farci capire effettivamente dove è Dio, a portarci Dio nelle nostre case, nel nostro cuore e nella nostra vita, per migliorare noi stessi e in generale la società in cui viviamo. La Bhagavad Gita, che è uno dei nostri testi principali di riferimento, nel capitolo 7, verso 16, si spiega un po' quali sono le categorie di persone che si avvicinano a Dio. Chi si fa questa domanda, dov'è Dio? Sono persone che magari vedono Dio nell'alcol, nel gioco d'azzardo. Vedono Dio in un campo di calcio, si chiedono ma dov'è Dio quando devo andare al lavoro ogni giorno, non riesco ad arrivare a fine mese, vedo le persone intorno a me che soffrono e quindi c'è chi si allontana o chi può prendere sempre più rifugio in Dio. Infatti tra le categorie di persone che si avvicinano a Dio ci sono La Bhagavad Gita ci dice che ci sono le persone sofferenti, sono le persone che desiderano invece forme di opulenza, poi ci sono i curiosi e poi c'è le persone un po' più elevate che cercano in generale, cercano la conoscenza dell'assoluto. C'è una storia molto bella nello Srimad Bhagavatam, che è un altro testo molto importante, tutti testi che abbiamo avuto la fortuna di avere grazie a Srila Prabhupada che ce l'ha portati, c'è cioè il termine così come sono, messaggio così com'è, appunto nella Bhagavad Gita c'erano tante versioni della Bhagavad Gita, Srila Prabhupada è riuscito a farci vedere la presenza di Dio nella Bhagavad Gita. E in tutte queste scritture che sto nominando. C'è l'esempio di Hiranyakashipu che è un demone che addirittura nutre molto molto odio nei confronti del suo figlio. Lui è invidioso di Dio, vuole occupare una posizione più elevata di Dio, ma il figlio rema dalla parte opposta. Riesce a influenzare le persone a lui vicine, i suoi amici, gli amici del figlio, Prahlad Maharaj. E quindi il papà è molto molto arrabbiato e arriva a un certo punto questa storia bellissima in cui troviamo che Dio appare per misericordia, per aiutare il suo devoto. Appunto dice, vi leggo giusto un pezzo dello Srimad Bhagavatam in cui
si parla anche di dove è Dio dal punto di vista del demone, di Hiranyakashipu e del devoto Prahlad Maharaj. Sono presi dal canto 7, capitolo 8. Dice: «O sfortunatissimo Prahlad, hai sempre descritto un essere supremo diverso da me, un essere supremo che è al di sopra di tutto, che è il controllore di tutti e che è onnipervadente. Ma dov'è? Se è ovunque, allora perché non è presente davanti a me in questo pilastro?» E vedremo poi che il Signore riesce ad accontentare, perché Prahlad Maharaj dice sì, è anche in questo pilastro. Addirittura si manifesta Dio e aiuta il piccolo Prahlad Maharaj. Poi c'è un altro tipo di rapporto con questa domanda: dove è Dio? Vediamo il demone che dice: ma è possibile che anche in questa colonna tu mi dici che ovunque? E c'è un altro tipo di approccio, che è quello che ci dà ancora una volta la Bhagavad Gita, come acquisire la conoscenza, che ci viene data in particolare dal capitolo 4, il verso 34, che ci dice che per acquisire conoscenza, per capire dov'è Dio, la verità, dobbiamo cercare di avvicinare un maestro spirituale, poi con sottomissione delle domande. Perché questa domanda? Tutte le entità viventi sono coscienti e alla ricerca della felicità. Stiamo cercando tutte felicità. In realtà siamo fatti di felicità. Ci sono però dei tentativi più o meno efficaci per raggiungerla. Ci sono appunto dei tentativi che ci allontanano da Dio, che è la fonte di ogni felicità. E altri tentativi invece che, grazie a un percorso spirituale come quello della Bhakti, riescono a farci capire dove è Dio e come raggiungerlo. Perché il senso è quello che noi siamo, il Vedanta Sutra ci dice: Ananda Mayobhyasya, noi siamo fatti di Ananda, siamo fatti di felicità. Quindi non possiamo negarla e dobbiamo sperimentarla in comunione con il Divino. Soltanto così possiamo essere felici. Se ci allontaniamo, cerchiamo la felicità per il nostro piacere, per il nostro godimento, vediamo che in realtà è una felicità effimera, che dura poco e che non ci rende... Non ci dà soddisfazione. Come possiamo rispondere a questa domanda? In realtà, prima di approcciare questo percorso spirituale, pensavo che attraverso la scienza, attraverso la sperimentazione, si poteva conoscere un po' tutto, si poteva controllare la materia, che è vero che magari si potevano sperimentare dei difetti del corpo, ma erano qualcosa di trascurabile. In realtà le scritture ci dicono che noi abbiamo, le scritture vediche ci dicono che noi, l'anima che si è condizionata in questo mondo, a contatto con la materia, è soggetta a 4 difetti. Siamo appunto soggetti all'illusione, abbiamo dei sensi imperfetti, abbiamo la tendenza ad ingannare il prossimo e commettiamo sistematicamente errori. Quindi sono cose che magari è un po' difficile all'inizio comprenderle, ma meditandoci su si sperimenta che appunto questa è la verità. Il punto un po' più vicino a noi potrebbe essere quello di tendere ad ingannare il prossimo. Lo vediamo un po' nella quotidianità, le persone che ci inganniamo e inganniamo gli altri e ci facciamo ingannare dagli altri. Quali sono i metodi di acquisizione della conoscenza? Noi possiamo iniziare da noi, a vedere il mondo intorno a noi, a formulare teorie,
a cercare di capire che siamo in grado di controllare la materia e di formulare delle ipotesi a riguardo del suo funzionamento. Questo è un metodo di acquisizione che si dice ascendente. Invece quello che ci consigliano i maestri è un metodo di acquisizione che va al contrario, si dice discendente. Il termine sanscrito dovrebbe essere apaurusheya, perché è il contrario di paurusheya, in cui cerchiamo di raggiungere, di conoscere mettendoci noi stessi come di sperimentare noi stessi quello che c'è intorno a noi. Quello che invece ci insegnano i maestri è di fare affidamento a tre pilastri, che sono le scritture vediche, il maestro, il nostro maestro spirituale, dovremmo prendere rifugio in un maestro spirituale autentico, e la compagnia dei devoti. Il primo pilastro è molto molto importante, le scritture vediche. Prabhupada diceva che faceva l'esempio della madre. Le scritture vediche sono come una madre per noi. Chi può dirci chi è il nostro padre se non la nostra madre? E quando nostra madre ci dice qualcosa, come fare a smentirla? Come possiamo dire non è vero? Oppure un altro esempio che si potrebbe fare, tutti sappiamo che ad esempio c'è un luogo del pianeta che si chiama India, lo vediamo sulle carte geografiche. Ma io ad esempio non sono mai stato in India, me ne parlano gli altri, è un tipo di conoscenza in cui io mi affido a quello che mi dicono le persone. E quindi mi parlano dell'India, mi dicono l'India è così, sono delle persone di un certo tipo, e quindi io credo in loro e ho piena fiducia in loro. Questo è il metodo che dovremmo adottare, in realtà. Alla base di tutto questo c'è la fede in persone autentiche, mettere da parte il nostro falso ego, il nostro cercare di controllare, di avere, di dire la nostra su come funziona il mondo, perché in realtà le scritture vediche sono un po' come un libretto delle istruzioni, ci danno istruzioni su tutto. Tra cui anche quello che ci interessa per oggi, capire dov'è Dio. Quali sono le caratteristiche della verità assoluta? Ho recuperato un verso della Brahma Samhita che fa un po' così: Ishvara Paraman Krishna Sachidananda Vigra Anadi Rari Govinda Sarva Karana Karanam. Ci sono delle parole molto importanti in questo verso, Brahma Samhita 5.1. Sat Chit Ananda Vigra sono quattro parole molto importanti che ci danno un po' il senso di quelle che sono le caratteristiche della verità assoluta. Il significato di queste parole questo è il sanscrito, è un verso in sanscrito. Sat, eternità, Chit, conoscenza, beatitudine, Ananda. Dio è eterno, è pieno di conoscenza, è smisuratamente felice, è pieno di beatitudine. Noi in realtà, lo vedremo nella prossima slide, anche noi abbiamo in minima parte le sue caratteristiche, ma immersi con i condizionamenti della materia, in realtà siamo in questa dimensione, asat, acit, e non sperimentiamo la beatitudine. Cioè, in parte possiamo sperimentare la beatitudine, ma dobbiamo liberarci dei condizionamenti. Un'altra cosa molto importante è che in realtà, può sembrare strano, ma Dio ha una forma, vigraha. La forma di Dio è piena di eternità, appunto, di conoscenza e di beatitudine. La causa di tutte le cause è Dio e niente al di fuori di Dio. Questo è quello che ci dice questo verso. Prima abbiamo visto le caratteristiche di Dio, ma quali sono le caratteristiche degli esseri viventi che vogliono conoscere Dio? Quali caratteristiche hanno? Ho recuperato un altro verso, non ho riportato in sanscrito,
lo leggo in italiano, la Bhagavad Gita 15.7. Gli esseri viventi in questo mondo materiale sono frammenti eterni della mia persona, ma essendo condizionati lottano con accanimento contro i sei sensi, tra cui la mente. Quindi anche qui ritorna il concetto di persona. Nella Bhagavad Gita c'è Krishna, a volte troviamo, lo vedremo dopo, Bhagavan, dopo vedremo anche cosa significa. Lui ci dà informazioni su chi è lui e chi siamo noi, e appunto ci dice che siamo frammenti eterni della sua persona. Quindi esseri sono gli esseri viventi come parti e particelle di Dio. E qui troviamo la filosofia di Sri Chaitanya Mahaprabhu, l'uno del diverso. Ci sono molte filosofie che c'è un po' di confusione in quest'ambito, perché a volte si pensa che noi siamo come Dio, possiamo diventare Dio, e non riusciamo a vedere l'unità nella diversità. In realtà, grazie al signor Chaitanya, in questa filosofia della scienza Abheda Bheda Tattva, noi abbiamo un modo diverso e autentico di vedere la realtà. Noi non siamo né Dio, siamo come Dio, ma non siamo Dio in realtà. Siamo parte e particelle della sua persona, siamo diversi, ma allo stesso tempo siamo uno con Lui. Poi c'è il concetto di energia marginale e di libero arbitrio. In realtà ci sono tre forme di energia. C'è l'energia spirituale, di cui è composto Dio, c'è l'energia materiale, di cui siamo circondati, e noi siamo al margine, si dice siamo energia marginale. E possediamo libero arbitrio, possiamo andare sia verso Dio sia verso la materia, degradarci. Quindi abbiamo entrambe le possibilità, sta a noi scegliere se andare verso Dio o allontanarci da Lui. Ritornando alle caratteristiche di Dio, troviamo tre aspetti della verità assoluta, tre modi di realizzare Dio. C'è il Brahman, il Paramatma e il Bhagavan. Brahman è l'aspetto dell'eternità, quindi l'aspetto Sat. Realizzare Brahman vuol dire realizzare Dio come energia, l'aspetto energetico di Dio. È un qualcosa che riguarda, si dice impersonale, perché quando parliamo di Brahman non vediamo Dio come una persona. È il percorso che si dice che viene percorso dai gnani, da persone che cercano la conoscenza e vedono soltanto l'aspetto impersonale del divino. Poi c'è l'aspetto che viene detto il Paramatma, l'aspetto localizzato, è un qualcosa che è stato molto nuovo per me, molto affascinante quando mi sono avvicinato a questo percorso. Ci insegna a vedere Dio nel cuore di tutti, Dio nel cuore di tutti gli esseri. Qui viene realizzato l'aspetto di eternità e di conoscenza, quindi Sat e Chit. Oltre all'eternità c'è un passo in più. È come salire su un palazzo fatto di vari piani. Adesso siamo al secondo piano, il secondo piano include il primo piano. E in basso a sinistra ho messo una freccia. La freccia, quando c'entra l'obiettivo, centrando l'obiettivo ha centrato anche i cerchi esterni. Quindi più andiamo in alto, stiamo arrivando a Bhagavan, come arrivare alla terrazza. Quando arriviamo in su abbiamo sia il secondo piano che il primo piano. Infatti Paramatma, il secondo aspetto, Dio è localizzato nel cuore,
Sono versi molto belli della Bhagavad Gita, 15.15 ci dicono che Dio è nel cuore di tutti gli esseri, da lui viene l'oblio, da lui viene la conoscenza, molto molto belli. E poi c'è un'altra metafora, anch'essa molto bella, che ci fa vedere Dio come un nostro amico che ci accompagna, Dio nel nostro cuore come due uccelli. C'è l'anima che è accompagnata da Dio, Dio non lascia mai i suoi frammenti, non ci lascia mai le sue anime, le sue parti e particelle, e ci accompagna, è un qualcosa di caratteristico di questo mondo. Non troviamo il Paramatma nel mondo spirituale, dove appunto è Dio, perché qui Dio vuole aiutarci, vuole farci capire, vuole trainarci, ricondurci a Lui. Poi c'è Bhagavan, siamo al centro, l'obiettivo della la freccia ha centrato il centro e siamo nell'ultimo piano di questa terrazza virtuale. Quindi abbiamo gli aspetti di eternità, conoscenza e di beatitudine. Diciamo è l'aspetto più elevato di concepire il divino, in cui c'è l'aspetto personale, vediamo Dio come una persona, questo Dio che è una persona che svolge dei passatempi in un luogo ben preciso, il mondo spirituale. Dio non è più un'energia, ma è la fonte dell'energia, non è più Shakti, ma è Shaktiman, e noi possiamo avere un rapporto personale con Lui. E questo è il nostro percorso spirituale, il percorso di Bhakti Yoga, che i maestri ci hanno portato a noi, che è molto affascinante. Non so se ci sono domande fino adesso. Allora, andiamo avanti. Come possiamo ritrovare Dio attraverso la Bhakti? Siamo arrivati all'aspetto personale di Dio, quindi stiamo percorrendo quello che viene detto Bhakti Yoga, lo yoga della devozione, cercare di raggiungere, avere un rapporto con un Dio che è energia, è nel cuore di tutti, è in un luogo ben preciso, un mondo spirituale. Come possiamo avere un rapporto con Lui? In realtà ci sarebbe anche un'altra metafora, la metafora del fuoco. Il fuoco è in un posto ben preciso, dal fuoco emana calore, emana luce, dal fuoco può emanare anche il fumo, possiamo pensare al fumo come quello che può non lasciarci vedere il fuoco. Quindi possiamo considerare questa metafora per capire Dio, una persona, da Lui emana tutto, il fuoco, come il fuoco in un posto ben preciso, ma riusciamo a percepire l'energia, riusciamo a sentirlo, e Dio ci accompagna e ci dà anche la possibilità, in modo localizzato, di riportarci, ricondurci a Lui. Ritrovare Dio attraverso la Bhakti. Cosa è necessario per ritrovare Dio? Adesso diciamo che siamo abbastanza fortunati nell'epoca in cui viviamo, sono molti molti problemi, ma ci dicono le scritture, ci dicono i maestri, che realizzare Dio è relativamente un po' più semplice, non sono più necessarie le austerità che erano necessarie prima. Possiamo attraverso questo percorso ritrovare Dio e avere un rapporto con Lui. Ma prima appunto erano necessarie austerità, era necessario un percorso di purificazione. Ad esempio viene in mente molte storie ci sono nello Srimad Bhagavatam, come Brahman, l'abbiamo visto prima, la Brahma Samhita, il verso che citavo prima. Brahman ha dovuto sottoporsi a
tantissima austerità. Invece adesso attraverso il Bhakti Yoga, quello che ci insegnano i maestri, abbiamo un accesso un po' più semplice, cioè una metodologia più strutturata, ma un po' più semplice e più immediata. Ci sono dei requisiti per la pratica, in realtà il Bhakti Yoga non ha requisiti, possiamo praticarlo anche se veniamo da una famiglia magari di persone che non sono interessate a Dio, possiamo praticarlo se lavoriamo, possiamo praticarlo in qualsiasi posizione noi ci troviamo. La cultura vedica divideva, era basata sul Varnashrama Dharma, divideva la società in quattro Varna, in quattro Ashram, e Srila Prabhupada e i nostri maestri ci hanno portato il Bhakti Yoga disponibile a tutti, non abbiamo bisogno di appartenere a essere Brahmana, che è la casta più elevata della società, non abbiamo bisogno di altre qualifiche, possiamo iniziare da subito. Ci sono 9 forme di servizio devozionale. L'ascolto, il canto, esempio come si stava praticando prima della conferenza, l'ascolto, il canto dei santi nomi. Poi c'è il ricordo di Dio, possiamo praticare il ricordo. Poi c'è il servizio ai piedi di loto di Dio, l'adorazione, le preghiere, si può rivolgere preghiere a Dio. Ci sono varie forme di relazione che possiamo instaurare con Dio, di amicizia, di servizio e infine abbandonarci a Lui, a Dio. Queste sono 9 forme di servizio devozionale, ma in realtà ne basterebbe anche soltanto una. Basterebbe praticarne una con assiduità, come ci insegnano i maestri, come ci dicono di fare. Ad esempio per noi i nostri maestri ci dicono di cantare un certo numero di nomi di Dio al giorno, di praticare sul japo. Japa mala è come un rosario, e quindi cercare di cantare i santi nomi di Dio e di ascoltarli. Si può offrire al divino preghiere, si può cercare di farsi ispirare dalle scritture per relazionarsi, per iniziare riprendere un rapporto con il divino di amicizia, di servizio o di cercare anche di farsi ispirare dalle preghiere che sono contenute nei testi che ci sono dati dai maestri. Dove possiamo trovare Dio? Dio possiamo trovarlo, ad esempio, nel Tempio, c'è la forma delle murti. Le murti ci spiegano i maestri, le murti sono il modo in cui la misericordia di Dio riesce a darci la possibilità di avvicinarci a Lui tramite delle forme a noi più congeniali. Ci sono delle murti qui nel Tempio, vengono adorate, si fa una cerimonia di installazione, sono persone che con dei mantra vanno a chiedere al divino di di manifestarsi in quelle forme. E quindi poi le murti vengono adorate, si segue un certo standard di adorazione e noi possiamo con queste murti stabilire un rapporto di amore con loro, di devozione e di servizio. Quindi la murti diventa una manifestazione di Dio.
alla Murti vengono offerte degli articoli, viene offerto il cibo, vengono offerti dei fiori, ad esempio, preghiere. Si può seguire un po' il proprio cuore e cercare di adorarla e soprattutto sviluppare l'amore per riprendere l'amore per il divino attraverso le Murti, che sono una manifestazione di Dio. Poi dove possiamo trovare Dio? Dove è Dio? Nelle sacre scritture. Abbiamo citato la Bhagavad Gita, c'è una bellissima introduzione di Srila Prabhupada. Proprio alla fine Srila Prabhupada paragona la Bhagavad Gita, dice che addirittura la Bhagavad Gita potrebbe essere anche superiore al Gange. Il Gange, si dice, le scritture vediche dicono che il Gange ha bagnato i piedi del Signore e quindi bagna i piedi del Signore, viene dai pianeti spirituali, e quindi il Gange, facendo il bagno nel Gange ci si purifica. Ma la Bhagavad Gita, così come Prabhupada ce l'ha fatta riscoprire, la Bhagavad Gita è il messaggio di Dio, cioè proprio sono le parole di Dio, quindi quale luogo migliore per trovare Dio attraverso le sue stesse parole. Anche le altre scritture, lo Srimad Bhagavatam, sono tutti passatempi di Dio, sono passatempi dei devoti di Dio, sono modi in cui i devoti di Dio cercano di sperimentare l'amore con Lui attraverso a volte anche molte peripezie. E quindi sono dei passatempi, dei racconti spirituali che ci illuminano, ci fanno capire la grandezza di queste persone. E noi, legandoci a questi devoti, ci leghiamo a nostra volta, ci connettiamo al divino. In realtà Dio, quello che vuole è che stabiliamo, prima di amare Lui, amiamo i Suoi devoti, e quindi è molto importante prendere rifugio nei Suoi devoti. Lo vediamo anche nel Tempio, qualsiasi attività viene svolta nel Tempio, dal modo in cui i Vaishnava si vestono, dal tilak, è un modo per ricordarci di Dio, come abbiamo detto, Dio è nel cuore di tutti, di ricordarci che Dio è nel cuore di chi ci circonda. E ricordarci tramite chi ci circonda di Dio. Poi c'è un altro luogo dove possiamo trovare Dio, che è particolarmente importante, che è il prasada, una parola che significa misericordia. Per prasada noi intendiamo il cibo. Ho messo una foto, il cibo offerto al Signore. Sarebbe bello offrire tutto quello che poi mangiamo, che in realtà si dice che i devoti non mangiano il cibo, ma rispettano il cibo. Non soltanto rendono grazie al Signore del cibo, ma può capitare di vedere un devoto che quasi fa gli omaggi al cibo, perché lì c'è tutta la misericordia di Dio. Infatti è molto importante il servizio che fa l'ISKCON, sui suggerimenti di Prabhupada, di distribuire questo cibo, che è molto molto potente. C'è la distribuzione del cibo, la distribuzione dei libri, la distribuzione appunto di Dio. Srila Prabhupada ci sta, i nostri maestri ci portano a distribuire in forme diverse Dio. Quindi vediamo Dio in forme diverse, che con tutta la sua misericordia, la misericordia dei devoti,
arriva un po' nella vita delle persone e trasforma la vita delle persone. Infatti, sia il Prasada sia i libri sono molto, molto potenti nel risvegliare la coscienza delle persone, non tanto per una qualche idea di percorso spirituale, ma proprio di portare la felicità che solo il rapporto con Dio, realizzare quella ananda che abbiamo visto prima, ci rende felici e soddisfatti. Ananda, che abbiamo parlato prima, la felicità è un po' come mangiare una torta e continuare a desiderare, avere sempre più fame. E noi in questo mondo vediamo che magari sperimentiamo un po' di felicità, ma dopo in qualche modo abbiamo delusioni o non riusciamo ad andare oltre questa felicità materiale. Invece Ananda è sempre viva, è sempre fresca, la felicità di avere un rapporto con Dio. Quindi questo ci viene dato in tanti modi diversi. Prasada, sacre scritture, la Murti, e adesso vediamo la parte finale. Dio nel canto dei santi nomi. C'è questo verso che ho ripreso dalla Chaitanya Charitamrita, un'altra opera che anche questa è stata tradotta da Srila Prabhupada. Questo verso dice: Kali Kale Nama Rupe Krishna Vatara Nama Aite Aya Sarva Jagat Nistara. Cosa dice questo? Il santo nome di Dio, il mantra Hare Krishna, è l'incarnazione di Krishna. Semplicemente cantando il santo nome è possibile associarsi direttamente con il Signore. Quindi, se mi aiutate, possiamo cantarlo, sì. Hare Krishna, 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 Hare, Hare, Hare Rama, 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 Hare, Hare. Questi sono nomi molto, molto potenti che sono in grado di risvegliare l'amore per Dio. Qui ci dice addirittura che è l'incarnazione di Krishna. Siamo fortunati perché in questa epoca in realtà ci basterebbe, come ci dicono i maestri, che bisognerebbe poi approfondire, questo mantra può aiutarci molto a realizzare la nostra vera coscienza. Questi sono un po', invece i miei punti che ho messo qui. Cosa può cambiare sapendo veramente dov'è Dio? Sapendo veramente dove Dio ci può portare a organizzare diversamente la nostra vita, a mettere Dio al centro. Sappiamo dove Dio è nel canto dei santi nomi. Ad esempio nel canto dei santi nomi, quindi possiamo organizzarci per ricordarci magari di cantare i santi nomi. Magari prima di consumare, che è un po' più bello di mangiare, il cibo, si può cercare di ricordare che Dio è nel cibo, di ringraziarlo. Poi c'è una bella frase che viene dalla tradizione cattolica, essere nel mondo ma non nel mondo. Quindi dobbiamo essere qui, aiutare gli altri a capire dov'è Dio, capire sempre meglio noi dov'è Dio e aiutare gli altri a capire insieme dov'è Dio. Ma capire che siamo di passaggio qui in realtà. La nostra dimensione è un'altra. Non è come ci insegnano, non è come sembrerebbe nel mondo che dopo la morte sia tutto finito. Non c'è bisogno di darsi all'edonismo che abbiamo visto prima, di sperimentare chissà quale forma di felicità con cose che degradano la nostra coscienza, ma semplicemente capire qual è il modo migliore per riavvicinarci a Dio. Aiutare chi ci circonda ad amare Dio,
poi cosa cambia? Il potere della bhakti è quello di sentirsi servitori dei servitori. Quando prima ho citato Sri Chaitanya Mahaprabhu, il suo messaggio di portare Krishna a tutti, lui diceva: non c'è bisogno di essere un brahmana, uno kshatriya o altro, di appartenere a chissà quale categoria. Lui diceva che in realtà, ci insegna Prabhupada, era Dio stesso, era un avatar. Dio si può manifestare in diverse forme. Lui diceva: la mia essenza è essere servitori dei servitori. Quindi dobbiamo cercare di sentirci così e vedere poi i risultati. Il sentirci così può aiutarci a essere molto più felici di sentirci controllori. Circondarsi di persone sante, più sperimentiamo l'amore per Dio, più ci rendiamo conto che è importante avere persone che ci ricordano di Lui e per rafforzare la nostra fede, aiutarci nei momenti di difficoltà e poi insieme aiutare gli altri. Essere felici dedicandosi al piacere di Dio e delle sue creature. Capire quali sono i propri doveri e agire in coscienza di Krishna. Capire quali sono i doveri. Possiamo essere moralmente persone corrette, fare il nostro dovere, andare al lavoro, avere una famiglia, essere molto molto ligi ai propri doveri, ai doveri che ci impone la società, ma se non abbiamo Dio, quello che facciamo non ha tanto senso. Arjuna nella Bhagavad Gita, lui era uno kshatriya, doveva combattere. Il suo dovere era combattere, ma aveva avuto una idea molto saggia. Aveva pensato: perché devo combattere in questa Bhagavad Gita? Perché devo combattere, devo fare la guerra contro le persone a me care? In realtà aveva anche un po' ragione. Però che senso ha fare la guerra? Però Krishna, il volere di Dio era un altro, il volere di Dio era ristabilire il Dharma. Quindi in realtà le idee di Arjuna erano corrette, ma il dovere di Dio era un altro. Quindi attraverso Dio, realizzando dov'è Dio, con i maestri, con le sacre scritture, con le persone che ci circondano, dobbiamo capire qual è il nostro dovere e agire per questi doveri in coscienza di Dio. Questa era la mia presentazione, non so se avete domande. Qualche punto che magari ho. Hare Krishna, grazie. Se ci sono domande, l'hai scioccati tutti perché sì, è stato molto esaustivo. L'espressione essere nel mondo ma non del mondo, cioè essere nel mondo ma non sentirsi parte di un certo mentalità che hanno alcuni che sono, credo, non credono nei segni, nel cercare di realizzare la volontà di Krishna, cose così, ecco, non so bene se puoi precisare qualcosa di più in merito. Essere nel mondo ma non nel mondo, quello è il punto. Sì, ma non del mondo, sì. Posso farti l'esempio della domenica qui, veniamo qui a Prabhupada Desh, siamo nel mondo, ma quasi non apparteniamo a questo mondo. Non voglio fare, non so, oggi mi avevano proposto di vedere magari una bella partita questa sera, di far parte del mondo in modo diverso. Noi continuiamo a far parte del mondo, siamo qui, ci riuniamo, affrontiamo i problemi della vita, godiamo anche di questa felicità, che cerchiamo di raggiungere questa felicità stabile che ci viene data dalla Bhakti, piuttosto che, insomma, mi viene in mente la partita di
magari vinceva la squadra avversaria, era un po' deluso, mi deludeva il calciatore, di non farsi prendere da quello che succede nel mondo, di quello che si svolge nel mondo, perché quasi tutto quello che si svolge nel mondo è un modo per anche dimenticarsi della propria solitudine, no? Delle proprie paure, quindi si cercano tanti stratagemmi, c'è un modo per arricchirsi, magari avere un conto in banca, avere un fisico in un certo modo, sono tante scappatoie per avere un po' di felicità. Si dice che i maestri fanno l'esempio delle scarpe strette, che torni a casa e non vedi l'ora di togliere, così un po' la felicità che non ci parla di Dio, no? La felicità in disarmonia da Dio. Si cerca di... si vive in un mondo triste, ma in questo mondo non possiamo sperimentare la felicità vera se non con un percorso spirituale che ci avvicini a Dio. Non so se ti ho portato più confusione di prima. Daniele, come possiamo essere sicuri che Lui ci protegge, che Lui ci segue, che Lui ha tempo di seguirci, ognuno di noi? Cristo non ha problemi di tempo, Lui ha il tempo. Nella forma, come possiamo essere che Lui si prenda cura di noi? Noi dobbiamo... cioè spesso i nostri desideri, i nostri obiettivi potrebbero non essere in linea con il desiderio di Krishna. Magari a volte noi stiamo remando in una direzione che poi Krishna sa, che Dio sa che quella non è la giusta direzione, quindi può farci anche capire in qualche modo che questa è la direzione sbagliata. Quindi magari possiamo essere in un percorso spirituale, ma dici: come, adesso sto cantando i santi nomi, sto offrendo, sto cercando di impegnarmi, ma mi succedono così tante cose brutte. Le cose brutte succedono a chiunque. Sono Srimad Bhagavatam, che menzionavamo prima, è pieno di cose brutte. C'è Prahlad Maharaj, avevamo visto prima, pensare che un bambino di 5 anni possa essere minacciato di morte dal padre, ma lui non ha mai perso la fede. A volte rispecchiamo in Dio quelli che sono la nostra... i nostri debolezze. In realtà dovremmo avere piena fiducia in Dio, piena fiducia nel suo amore, perché solo così poi possiamo capire che quello che facciamo è allineato al suo volere, anche se poi ci sono delle lezioni che potrebbero essere non difficilmente digeribili da noi. Non so se ho spiegato. Sì, certo. La domanda era come possiamo sentire la protezione, il bisogno, no? La protezione di Dio, giusto? Sì. Grazie, come hai spiegato. Si può anche dire così, che Dio si rivela nella misura in cui noi ci diamo a Lui, cioè
si può avvertire la sua presenza, la sua protezione attraverso il servizio. Prabhupada spiega che Dio sta curando tutti, sta seguendo tutti in realtà, sono tutti, non si muove foglia che Dio non voglia, no? Sono tutti già, siamo tutti sotto, in qualche modo, sotto il controllo supremo di Dio. E ognuno, secondo i suoi meriti, raccoglie quello che ha seminato. Però il devoto, diciamo, il devoto può percepire questa presenza, questa grazia, no? Questa protezione di Dio attraverso il servizio. Dice, quando noi ci dedichiamo al servizio, quando prendiamo una parte attiva nel servizio, allora Krishna comincia, Dio comincia, come dire, a farci vedere, comincia a farsi vedere. Quindi in questo modo, perché vuole vedere che anche noi facciamo dei passi, tutti vogliamo la protezione, il sostegno di Dio, tutti vogliamo, chiaro, tutti vogliono, no? Sostegno, forza, però lui vuole vedere che anche noi facciamo dei passi. Così nella misura in cui noi ci diamo, nel ci offriamo nel servizio, lui rivela la sua protezione, la sua, no? La sua presenza. Grazie. Io volevo dire che a volte non ci rendiamo conto dei passi che facciamo fino a che non ci confrontiamo con qualcuno che non ha intrapreso questo cammino, che non si rende conto di Dio. In settimana ho affrontato un problema di salute con mio padre che è molto distante da tutto questo e vedendo la sua reazione di paura, preoccupazione, ignaro di tutto, e mi sono resa conto che io invece avevo fatto dei passetti in avanti, cioè ho visto i miei passetti che per me erano magari di fronte alla malattia piccoli, però confrontando magari con chi proprio è lontano, anni luce da questo tipo di cammino, percorso, conoscenza di Dio, ho visto il mio piccolo avanzamento. Quindi delle volte non ci rendiamo sempre conto di quello che stiamo facendo fino a che non abbiamo questo piccolo confronto con gli altri. Grazie. Volevo anticipare un po' quello che sarà il prosieguo della serata. Tra poco suonerà la conchiglia, si apriranno le tende, ci saranno appunto le murti e canti in loro onore e piacere, e poi dopo la prasada, cibo offerto alle divinità. Buona serata. Ah. Hare Krishna.